Villa Charybdis ha dato un caloroso benvenuto al nuovo console generale d'Italia, Eugenio Sgro, che insieme ai dirigenti ha visitato il Colombo Center e Villa Colombo. Il console generale si è detto toccato personalmente dall'incontro con i residenti di Villa Colombo. Ho il piacere e l'onore di essere insieme al console generale d'Italia, il dottore Eugenio Sgro, il quale riceve un bel benvenuto molto caloroso qui a Villa Charybdis. Benvenuto a Villa Charybdis. Grazie, grazie a voi. Lei ha visitato i locali, qual è la sua impressione di questa struttura, Villa Charybdis, Colombo Center, Villa Colombo, eccetera? Beh, è stata un'esperienza molto toccante, devo dire, sul piano umano. Visitare la comunità italiana in uno stadio molto avanzato della sua vita, contraddistinta anche da, purtroppo a volte dalle malattie, è sicuramente un fatto che ti tocca sul piano veramente umano. E vedere la comunità nello stesso tempo che si è prodigata per fornire a questi connazionali che appunto hanno dovuto affrontare la malattia nella fase, diciamo, più avanzata della loro vita e si sono prodigati per loro, per assicurare un'assistenza, un sostegno, per consentire loro di vivere la malattia nella maniera più dignitosa possibile, è sicuramente un fatto che, come dire, di cui dobbiamo noi tutti essere orgogliosi come italiani. Quindi assistenza ai più deboli, agli anziani, Agli a chi più. anziani, e devo dire che proprio uno dei tratti che contraddistingue la nostra comunità, l'italianità, è proprio la cura, il rispetto degli anziani, dei nostri cari che appunto col passare del tempo invecchiano e hanno bisogno ancora più di noi, di quanto ne avessimo noi forse quando eravamo giovani. Ci trasferiamo ora qui al Colombo Center, che è un po' il fiore all'occhiello della comunità italiana di Toronto e del Canada, diciamo, che è un centro culturale dove la comunità si identifica con gli eventi culturali e sociali. Certo, è una, devo dire, una componente di questo complesso, no, di Villa Charybdis importante perché complementare ad essa dà agli italiani la possibilità di ritrovarsi anche culturalmente e di avere un riferimento culturale importante nell'area dove loro sono appunto cresciuti, dove hanno vissuto, dove in questi anni della loro vita attiva in casa, da Toronto, nella Gran Toronto Area, hanno scelto di fissare, di stabilire la propria residenza. E qui bisogna anche aggiungere che sono molti programmi per i ragazzi, per la prima, seconda, anche terza Questo è generazione. molto importante perché dobbiamo ovviamente abbiamo il dovere di trasmettere questo l'amore per il paese di origine dei propri genitori, delle proprie famiglie, ai nostri figli e quindi ai giovani, perché il futuro poi della comunità dipenderà appunto da loro, da quello che siamo riusciti a seminare nei loro cuori in questi anni della loro crescita e quindi sono, come dire, sono lodevoli e meritorie queste iniziative della comunità volte proprio a preservare i propri valori, le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua. Il console generale Eugenio Sgro è qui da 2 mesi. 2 mesi, quindi alle prime impressioni della comunità italiana in generale, quindi le può condividere con noi? Beh, devo dire che ho incontrato numerose associazioni e sono tutte animate da forti entusiasmi. È una comunità, devo dire, molto ben inserita nel tessuto della società del
che del paese che li ospita, che ci ospita in questo momento. E quindi devo dire che è anche una comunità di successo, una comunità integrata e una comunità quindi che, come dire, è molto ben anche apprezzata dalle autorità locali, perché è una comunità che ha dato tanto. Guardiamo Toronto, una città costruita, realizzata dagli italiani, e di questo dobbiamo esserne tutti orgogliosi, e credo che lo siano anche gli stessi torontini, che siano orgogliosi del contributo che gli italiani hanno potuto dare. Grazie Console Generale d'Italia Eugenio Sgro, questa sera onorato e ricevuto qui con tanto calore da Villa Charities, Villa Colombo, e quindi sente ancora più parte della nostra città e della nostra comunità. Grazie a voi. It's my pleasure to be with the chairman of the board of Villa Charities, Mr. Santo Veltri. Welcome. Grazie Enzo. Today we are welcoming the new Consul General of Italy, Eugenio Sgro, who has been visiting the structure, Villa Colombo, Columbus Center, and all the beautiful places here of the campus. What did you show him? Well, we showed him at the Villa Colombo, we showed him a few resident areas on the second floor and the fifth floor. He got to experience the what a day in the life of the resident is. We also showed him the adult day program that we operate for members of the community. He was very, very interested. You could tell that he was happy to see that these types of services exist for our seniors. So what's your feeling about the new Consul General? He's very interested. Very, very interesting man, very experienced, has a long background in diplomacy, and I think we are hoping to connect with him and the consul, work together to bring our culture, the Italian culture, to the Italian community. So in which sector you are going to eventually to open a dialogue and do things with the new Consul General and the consular? Well, just in general, to let him be aware of the types of cultural activities that we do here. We promote the mission of Villa Charities is to promote Italian heritage and culture, and so there's a natural fit there. That's his role here as Consul General on behalf of Italy. So there's a natural fit. Just to know that we exist and what we do can help bring together the community. What's the future of Villa Charities? I know there's new vision, new programs for the 21st century. Well, as you know, the plans for the joint facility for the Columbus Center with the school board are now terminated. The board decided not to pursue it. That's further. Closed. It's closed. We can reassure people about the Columbus Center for people who don't know. So what can you tell them? I can tell them that our plan is to continue operating a community center, which will continue to provide diverse and exciting opportunities for the community to experience and enjoy Italian culture. So the Columbus Center is not going anywhere. So you would like the community now to be more involved, because there's been like a little gap in between? Absolutely, absolutely. We have never stopped providing the services to the community that we have provided since the very beginning of the organization. Our focus now is Villa Colombo, Toronto. In October of 2014, the Ministry of Health announced a renewal strategy for long-term care beds. And which means? Well, they want to upgrade the beds. There's about 30,000 of them in over 300 homes in Ontario that need to be upgraded to current standards by 2025. And 266 of our resident units of our total 391 fall within that category. So we need to do that. We need to. Which involves a big investment of money? It involves a big investment of money. The government provides some, not all that we need, but with the help of the community, like at the inception of Villa Colombo. To give us an indication of the amount of money you need to restructure. At this point, Enzo, it's hard to say. We are trying to develop an operation that meets the needs of our community as best possible. Right now, it's too early to put a number to it. But you're working on it. Yes, we are. Yes, we are. Okay, it's been a pleasure. Santo Veltri.
who is the chairman of the board of Villa Charities, who is the guy who was going to solicit donation and money to restructure the Villa Colombo. I'm going to do my part, yes. I remember when I was a child, when the original founders came to our home asking for donations to build the original Villa Colombo, so I will do my part this time around. Thank you, Mr. Werther. It's been a pleasure. Likewise. Thank you. Thank you.